Sì, ti alzi presto, io mi alzo 4:30 la mattina, col buio anche sì, in azienda ci sono già 5:20, sono già in azienda. Cioè, noi alla mattina quando arriviamo abbiamo in bacheca i nostri formulari, i nostri moduli di giornata, da lì vediamo dove dobbiamo andare. Veniamo addestrati per quel comune, impariamo i giri, impariamo tutte le zone. Visto che comunque servono a posto, tentiamo di tenerli in ordine, ecco. Sì, tra vaschettine, camion, spazzatrici, lift car, una cinquantina di mezzi, sì, operativi tutti i giorni. Ho iniziato il 21 agosto del 95, eravamo in tre a lavorare, il parcheggio era completamente vuoto perché avevamo solo due mezzi e una spazzatrice. E adesso non trovo più parcheggio per parcheggiare, però vengo con lo scooter, parcheggio prima. Sì, puoi arrivare anche a 1200 bidoni. Usiamo il tag, il lettore, arrivi a cippare 500, 600, 700 i bidoncini da sollevare. Puoi trovare il bidoncino di 10 kg, puoi trovare il bidoncino di 15, anche di 20 kg. Prova tu a sollevare una cosa di 25 kg, ma di 30, 40, 50, 60 volte in una mattina. Noi lo chiamiamo bidone, ma fa parte di un arredo urbano. L'arredo urbano, quando tu arrivi, anche se l'utenza l'ha messa scomposta, l'ufficio ci dice di mettere in ordine. Il meteo noi ci complica molto la roba. Brutto tempo, cioè, prendiamo l'acqua anche 8 ore, 9 ore, quindi insomma. Devi stare molto attento a fare certe manovre, controllare, avendo diversi occhi, controllare sia il posteriore che sta facendo il lavoro, lo guardo tramite la telecamera. Beh, la centralina rileva tutti i bidoncini per sapere poi il peso totale del centro abitato. Dei rifiuti secchi anche sui 110 quintali e invece sulla plastica si possono arrivare anche sui 35-37 quintali. Dietro l'operatore è l'aria. Pioggia, vento, neve, nebbia. Ma come si dice, non ci sono banane, se c'è piove te le ciape. Siamo a Castenedolo e facciamo raccolta plastica porta a porta e sono imballaggi in plastica. E sono strettoie dove c'è la probabilità che esce una macchina, un bambino, una signora, chiunque. Il mio compito è fare sì che all'interno dell'isola comunque le cose vengano svolte nel modo giusto. Aspetta che scenda la barra e destra. Me li metti la numero 4, hai la 4 e poi il ferro. Ok, grazie mille. E almeno in questa maniera riesco già a smistare la gente prima che salga. Perché non sono neanche legati, è proprio... Far capire comunque che differenziare invece di mettere tutto nel secco è una cosa positiva per le loro tasche,
perché alla fine se no la tassa viene a costare di più, ma soprattutto per un rispetto per l'ambiente e un riciclo dei materiali che possono essere riusati. Tanti paesi con i quali collaboriamo hanno preso il nominativo, ecco, di comune riciclone. Un po' ormai ci conosce, allora mi fanno bere un caffè o magari mi danno il panettone a Natale. Sì, sicuramente stima negli operatori ci sono molte persone. Mi chiedono anche come sto, famiglia. Dopo comunque ci si crea un rapporto anche abbastanza di confidenza. Ti lasciano un caffè pagato, magari nei periodi natalizi ti fanno un dono, un pensiero. Con due buste con dentro zucchero, un pacchetto di zucchero e un pacchetto di caffè. Dicendoci, siete bravi, lavorate anche in quel periodo qua, vi faccio quel regalo qua. E quindi avendo trovato questo tipo di lavoro, ho trovato l'oro, ma a livello di contratto e a livello anche di tutela personale. Il sole io verrò da te, amore, amore. Quindi, vabbè, al di là che io canto, ma canto perché mi diverto e sono felice, come lavoro mi piace. Poi da mio padre, io seguivo mio padre ancora da quando avevo 5-6 anni e un amore per i cani. Tela, ciao. Ecco, Stick, quando muovono la coda, quando abbaiano, cosa, come seguono. Ehi! Mia moglie dice sempre, guardi più i cani che me, però dico sempre, i cani tacciono e te no. Basket, sono 23 anni di vita. Bella azione, ma bellissima giornata. Aver fatto nascere una società da niente nell'88-89 e... Manuel ci sta. Averla vista crescere fino ad arrivare a 250 tesserati. Bravo Marco! Basta, questa è la mia storia. Da soli non si fa niente. Tutti debbono collaborare per raggiungere un obiettivo. Con gli operatori, vuoi o non vuoi, bisogna che arriviamo tutti da quella parte. Questa mentalità aperta a darsi una mano a vicenda.